Venezia, regina dei mari, città di sogno e di mistero, dove il grande Casanova passò la maggior parte del suo tempo in prigione o fra le braccia della moglie di un altro. E dove anche la prima colazione è un fatto romantico. Ma non fatevi idee sbagliate, potrei essere suo zio. Suo padre, infatti, è il mio migliore amico. Salve! Buongiorno, come sei mattiniera? Oh, Simon, è così bello. Non vedevo l'ora di alzarmi. Voglio visitare tutta la città. E la visiterai, ma non prima che abbia fatto colazione. Vuoi fare una colazione all'inglese? Ah, certamente. Ho bisogno di tutte le energie per stare con te. Breakfast. Subito, signore. Sono felice che tu mi abbia portato. Papà non mi avrebbe mai fatto venire da sola. È naturale. Sei una ragazzina che è appena uscita da scuola. Gli uomini qui non si limitano a farti la corte. Puritano. Certo che lo sono. Cosa credi? Tirerò un sospiro di sollievo quando verrà a prenderti domani. Sento già nell'aria qui intorno il ribollire del sangue italiano. Idiota. Al telefono, signor Templar. Può rispondere dal bar. Va bene, grazie. Scusami. Ti prego, fa presto. Pronto? Pronto? Non c'era una chiamata per me? Sì, certo, per il signor Templar, un uomo. Ma in ogni caso, non c'è nessuno ora. Senta, la signora che era seduta qui, dov'è? Se n'è andata, signore, con un uomo. Un uomo? E chi era quest'uomo? Dove sono andati? Ho visto che si allontanava, signor Templar, molto in fretta. Sono un uomo morto che parla. O meglio, un uomo che tu pensavi fosse morto. Mozambico, 5 anni fa. Mi riconosci, vero Templar? Jed Blackett. La ragazza è con me. Morirà tra 6 ore se nel frattempo tu non riuscirai a trovarmi. Che ne dici? Se succederà qualcosa a Linda, io ti ucciderò, Jed. Spero di essere stato chiaro. Vieni a prendermi. Devo sapere se è ancora viva. Voglio parlarle. Simon, sono io. Non capisco niente. Non... Se vai alla polizia, ucciderò subito la ragazza. Hai esattamente 5 ore e 50 minuti. Mi pare più che abbastanza per il grande Simon Templar. You're taking our dreams, so you're never drunk. You're taking our drugs, you're not a punk. Putting your nose in everything that's in your way. Yes, you're just the same. Yes, you're just the same. Take it easy, I'm gonna sit at home to watch a program when it's on. It's you driving your car around like mad around the town without a growl. Everyone has a dream, it must be just the way you are. Mi porti a San Marco, presto! Appena arrivati, voglio la migliore guida di Venezia. Sono io, Claudia Gandolin. Sono la migliore guida di Venezia. Sono nata proprio sotto il ponte di Rialto.
e ho bevuto l'acqua del Canal Grande invece del latte materno. E non c'è topo di fogna che non conosca per nome. Allora parlami di Guido Mantegna. Le costerà più di un giretto in barca. Beh, questo lo immaginavo. Meno male che lei è intelligente, perché vede, quando uno che viene da fuori... Senta, vogliamo affrettarci. Sì, signore. Perché vuole vedere il padrino in persona? Vieni. Ho detto vieni. Voglio mostrarti una bella cosa. Hai mai visto un collare elettronico che risponde ad impulsi acustici? Visto. L'hai visto? L'hai visto bene? Oh no, la supplico. Ora mettiti a gridare forte. O fa un movimento all'improvviso ed ecco cosa accadrà a quel tuo bel collo soffice. Si spezza la spina dorsale. Morte in 10 secondi, chiaro? Sì. Sì. Ok. In gondola. Dentro. Cosa volete? Voglio vedere Guido. Non puoi vedere Guido. Ma lui mi conosce. Ho detto che non potete vederlo. Ehi! No, così non va bene. Fermi! Bene, tirate fuori le pistole molto lentamente, d'accordo? E gettatele in acqua. Vi sentirete più leggeri. Magnifico. Oh, ecco che arriva il nostro bagnante. Allora, accompagnatemi dal vostro capo. E vabbè. Così, lui è il santo. Cosa dovrei fare? Mettermi in ginocchio e pregarlo? Perché dovrei aiutarlo? Un lurido porco che entra di prepotenza in casa mia e picchia i miei servi. Servi? Allora perché non ordini che si tolgano dai piedi? Tu puoi essere il santo, ma in questa città io sono Dio. Dio! Hai capito? Io ti potrei benissimo schiacciare come una mosca. Sì, ma non in questo momento. Non credo. Io ho un esercito in quest'isola. Basta che faccia solo così. Allora dovrò mirare alla tua testa. Questo è un povero pazzo stanco della vita. Che cosa vuole da me? Sta cercando un uomo. Insomma, sta cercando un uomo che ha rapito una ragazzina appena uscita di scuola. E se non la trova in tempo, lui la ucciderà. Quest'uomo che stai cercando, sai come si chiama? Jed Blackett. Non credo sia così che si fa chiamare a Venezia. Ma allora lo conosci? Ma lo fa per uccidere te, forse? Certo, per vendetta. Ah. È un mercenario, sadico anche. È già ricercato dalle polizie di mezzo mondo. Ha combattuto le più sporche guerre di questi anni. Iniziò cambiando bandiera in Vietnam, poi andò in Africa.
Ucciderebbe il suo nipotino con la stessa indifferenza con cui beve un caffè. E vuole ricattarti così, servendosi di una ragazzina che va ancora a scuola? Sì, esatto. E devo trovarli prima delle 5. Luigi Parolin. Lui può dirti dove si trova quel vigliacco di Jed Blackett. Ecco il suo indirizzo. Non è molto facile arrivarci. Conosci il posto? Mi. Ringraziate il cielo che conosco tuo zio. Se ritorni da queste parti, ti farò uccidere. La corsa sale sempre di più col passare del tempo. Non deve preoccuparsi. Ah, non mi preoccupo, è lei che poi deve pagare. Senza soldi non si fa la guerra. Cosa succederà quando incontreremo questo Black? Beh, lei scapperà nel primo buco che trova e pregherà che io lo faccia fuori. Questa ragazzina è davvero così piccola? Ha solo 18 anni. Disdottanni? E lei la chiama piccola? Non può andare più veloce. Se non le piace come guido, può scendere e andare a piedi. Mi scusi, capisco cosa prova. È che c'è un limite di velocità qui. Non voglio perdere la licenza. Sì, lo so, lo so. Pazienza. Abita Luigi Parolin, il più famoso borseggiatore di Venezia. No, mi dispiace, non lo conosco. Jed Blackett. Ci hanno detto di sì. Non posso aiutarvi. Guido, egli dice che ti conosci. Guido? E ha la sua scrittura, no? Canal Perugino, vecchio Palazzo Mazzini, appartamento 4. Se Blackett viene a sapere che ve ho godito... Non aver paura, andiamo. Luigi, ti sei un uomo. E a mamma come sta? Oh, la sta bene. E il fio, Ianca? Toniel diventerà un gran tenor, ti vedrà. Beh, se vedemo. Ah. Luigi? Remengo. Ah. Non c'è bisogno che entri anche lei. Ma se la uccidono, chi pagherà la mia corsa? Tenga qui. Molto bravo. Non so perché, ma è stato troppo facile. Non è il tipo di serratura che Blackett metterebbe alla porta. Indietro. Ci sei, Templar? Ci sono. Mi
Ti dai una brutta notizia. Lo so, speravi che io fossi diventato improvvisamente stupido. Geniale. Tu sei sempre geniale. E tu sei sempre abilissimo con l'elettronica. Per questo sei forte nelle città. Fuori all'aperto sei perduto. Ascolta, Templar. Posso prenderti dove e quando voglio. Ascoltami tu adesso. Voglio parlare a Linda, è passato del tempo ora. Io le rivolgerò una domanda e voglio la sua risposta. E rifaremo la stessa cosa ogni ora. Non potrà incidere la sua voce sul registratore facendomi credere che è ancora viva, d'accordo? Pronto. Simon. Mi ha detto che ti aveva ammazzato con la ghigliottina. Io credevo... Credevo... Coraggio, Linda, non devi aver paura. Sono un ottimo giocatore di scacchi. Stai bene? Sì. Di che segno sei? Capricorno. Simon. Templar, scusami per non averti aspettato a casa mia. Eri così sicuro che avrei trovato il tuo indirizzo? Combatti un uomo una volta e conoscerai il suo stile. Non credo, Jed. Non credo. Piccioni. Eh? Sì, erano dei piccioni. Ecco cosa sentivo in sottofondo mentre lui parlava. È a San Marco, allora. Già. Va dentro. Dimmi solo una cosa. Perché vuoi uccidermi? Uccidere la gente è il mio mestiere. Ma questa volta lavoro per me stesso. Mi diverto. Perché lui ti ha abbandonato in Mozambico? Fu fortunato, ma stavolta non sarà così fortunato. Simon, da quello che mi ha detto mio padre, non ha bisogno di fortuna con uno come te. Senti, per me è un gioco da bambini farti a pezzi, perciò è meglio che tieni chiusa quella boccaccia. Claudia, è inutile che andiamo così forte, rallenta. Non posso, non posso, guarda! Qualcuno ha bloccato l'acceleratore. Corre, corre! Sta attento! Dice, avanti! Corri! Disgrosso! È stato Blackata, ma hanno messo l'accensione! I fili, dove sono? Non c'è Paul, c'è il lucchetto per i ladri. Ah, magnifico. Guarda, non si può passare. Salta! Ah!
mona! Sono stata una mona in pelagarmi con te! Guarda! Guarda il mio motoscafo! Boom! Finio! E non ho neanche finito di pagarlo! Come faccio adesso con i miei fiori, con i miei fantoini, eh? Come faccio? Tu non hai nessun fantolino! Jed, ora ti stai ripetendo! Hai fatto stessa cosa in Africa con la mia Jeep, ricordi? Ah, Remingo! Linda, mi senti? Sì, Simon. Come si chiama il tuo cane? E il mio motoscafo! Hai visto? Ti ho detto che è più bravo di te. Attenta. Ricordati cosa fa quel piccolo aggeggio se grido troppo forte. E lui ha già sprecato 3 ore preziose. È uscito, io non so altro. E non sapete niente di un certo Blackett? Dove va, chi frequenta? No, signor. Luigi non mi dice mai niente. Andiamo. Ora basta, devi procurarmi subito una barca. Ah, te ne comprerò una nuova. Neanche loro hanno visto Luigi. Vieni. No, oggi non l'ho visto. Tu, a sto punto, mi devi 5 anni della mia vita. Te li restituirò. E se lo vede, gli dica di chiamarmi, d'accordo? Ho freddo! E io ho caldo. Come sta con le tue mutande? Bene, come se fossero tue. Eh sì, sta proprio bene. Sì? È Luigi. Blackett non era a casa. Venite alla chiesa di Santa Maria della Spina. Claudia sa dove si trova. Portate i soldi. Tanti soldi. Ehi! Per andarci ci vuole una barca. E io non ce l'ho più, ricordi? Signor Templar? Sono io. Una firma, prego. Grazie. Ma cosa... Ora hai di nuovo una barca. Vuoi dire che qui la lancia? Esa è mia! Sì. Claudia! Abbiamo soltanto 2 ore e mezza ancora. Sì! Luigi? Luigi! No! Era una trappola e noi ci siamo cascati. Ecco un'altra cosa in cui è molto abile, gli esplosivi. Che razza di uomo in una chiesa. Dio mio, Luigi. È stata colpa mia. Non ho più voglia di giocare, andiamo alla polizia. Non andiamo affatto alla polizia. Allora io me ne vado. Quell'uomo è un mostro e tu sei un matto. Ha previsto tutto e alla fine ci ucciderà. Tieni. Le chiavi della tua lancia. Claudia, è tua la lancia.
Io sono veneziana. E anche la mia vendetta adesso. E poi penso a quella povera ragazza. E penso a te che sei in pericolo. Ci restano appena 2 ore scarse. Lo so. Senti, se tu ora fossi al posto di Linda, cosa cercheresti di fare? Io credo che... non so, cercherei di darti qualche indizio. Ehi, Pope! È volata via un'altra ora, Templar! Passami Linda. Fa una mossa falsa e sei morta, bellezza. Linda, dove vorresti essere in questo momento? Io in questo momento vorrei essere... Non riprovarci. Ricorda bene che non devo fare altro che gridare, carina. Ehi! Hai visto quel cane? Ah, un bel cane! Dove diavolo saranno? Quel grido! Quel grido, sì! Quale Pope, grido? Ah, ecco quale! Oh, è Pope. Pope! Mi pareva di averlo sentito poco fa mentre parlava, ma non ero sicura. Si sentiva distintamente anche il vaporetto. Saranno sul Canal Grande. Cosa aveva cominciato a dire Linda? Io vorrei essere... Ecco cosa che voleva dire. Io vorrei essere in una gondola. Sono in una gondola. Ma non è affatto certo. Potrebbero anche essere in un appartamento con vista sul canale. No, non credo. Si spostano in continuazione. Hai ragione, sono sul canale. Cos'è che ti ha fatto diventare così? Perché? Mio padre era un ubriacone, mia madre una puttana. E poi... mi piace così. Mio padre è molto ricco. Ti darà un mucchio di soldi se mi lasci andare. Non c'è cifra al mondo che possa riscattare la vita di Templar e io ho bisogno di te per prenderlo. Sai come si chiama questo? Si chiama Fels. E allora che c'entra? Nei secoli scorsi, gli aristocratici si nascondevano in questo modo. E così protetti, facevano l'amore. Chi poteva vederli? Più tardi, forse. Prima di ucciderti. L'elicottero non è tuo, adesso non potrai chiedermi altri soldi. È mio cugino! Sì. Vada sul Canal Grande! Adesso segue il canale!
Come mai quella gondola ha le tende abbassate? In una giornata così è un po' strano. Già. Si avvicini, avanti! Sui a gondola, col felse! Tu non sei capace di giocare lealmente, Jed. Hai detto che avevo 6 ore per trovarti, non come dovevo farcela. E visto che ti sono quasi addosso, ora vuoi cambiare le regole. In questo gioco non esistono regole. Hai ancora 90 minuti a disposizione. Voglio parlare a Linda. Linda, Linda, mi senti? C'è qualcosa che non va, non sento niente. Si è rotto. Che cosa hai detto? C'è un telefono gettoni alla torre di Bovolo, proprio in mezzo alla strada. Aspetta, ti chiamerò là. Così potrai parlare con lei. Passo e chiudo. Perché non gli spari adesso? Non c'è fretta. Questa torre di Bovolo, dove c'è un telefono a gettoni, c'è qualcosa lì vicino da cui uno può sparare? Ah, come no? C'è la famosa scala. È la famosa scala? Sì. E questo è il famoso telefono. Come vanno le tue gambe, fratellino? Se tu fossi ferito, Templar, credo che non me lo diresti mai. Ti avevo sottovalutato, Jed. Ti credevo un deficiente, ma sei molto di più. Sei un pazzo. Ascoltami bene. Non mi ci vorrà molto per ucciderla adesso. Sì, ma non lo farai. È me che vuoi. Passami Linda. Voglio sentirla. Stai bene? Sì, ma credo che sia un po' tocco. Ti avevo avvertita. Oh no, ti prego. Lo so, Blackett, sei sempre stato forte con le donne. Vero? Il tempo sta passando, Templar. Hai poco più di un'ora.
Perché continui a provocarlo? È pericoloso. Vuoi proprio che uccida la ragazza? Blackett ha bisogno di essere provocato fino all'esasperazione. E poi non credo che ucciderà la ragazza. Lui vuole uccidere me. Perciò la terrà in vita come esca. E in questo modo sarà lui a darmi la possibilità di farlo fuori. Che significa un po' tucco? Ha voluto darti per caso un'indicazione? Significa che è pazzo. Eh? Pazzo come una campana. Cosa? Pazzo come la campana della torre. Campana della torre. Torre dei Mori. La Torre dei Mori non è in Piazza San Marco. Si trova sopra le mercerie con le due statue che battono i colpi. Era un'indicazione, andiamo. Vecchio forno crematorio sull'isola, è quello che mi ha dato l'idea. Dopo tanti secoli sarà il primo falò ad ardere. A proposito, non è facile trovare quest'isola. E ti restano soltanto 40 minuti. Ci sai andare? Sicuro che lo so. Andiamo. Prendiamo questo, è più veloce. Esci. Se vuoi uccidermi, fallo ora, ti prego. Ora. Sì, ma non c'è fretta. E adesso vieni fuori. Non hai più bisogno di questo collare, mia cara. Ma è impossibile che un uomo uccida così e per di più chi non conosce nemmeno. Dove sei vissuta fino ad oggi? All'asilo? Guarda, proprio come in India. Solo che in India sono già morti e invece tu sarai viva. Sacrificherò al santo un bel boccolo vivo e lui ne sarà grato. Guarda, deve essere la sua barca.
A terra, presto! Hai poco più di 10 minuti, fratellino. Non puoi star fermo. Voglio parlare con Linda. Simon, ti supplico, ha preparato il rogo e... E sta per essere cucinata, arrosto. Tra 9 minuti esatti. Tienilo tu. Fa caldo laggiù, vero, vecchio mio? Fra poco sacrificherò la tua bambina. Hai 8 minuti, Templar. Maledizione. Si è preparato bene. Sa come usare le bombe, anche se c'è una possibilità di sistemarlo. Dammi soltanto 5 secondi e poi fallo funzionare. Sì, go capio. Ah, sta attento. Non aver paura. Lascia andare la ragazza, ci sono qua io. Lei non serve più ormai, dobbiamo combattere noi due. È l'ora della verità, preparati. Forse hai paura di me. Non vuoi combattere da uomo a uomo. Ma se non accetti, questi 5 anni d'attesa per te saranno stati inutili. Paura di te? Posso battere vigliacchi come te con una mano sola! Passo passo, lentamente, con prudenza ma inesorabile. Conosco tutti i tuoi trucchi. La storia di 5 anni fa si ripete. Solo che questa volta ti ucciderò. Sono qui! Farai, Jed, salteremo tutti e due. No, Templar. La butterò in modo che solo tu diventerai un pasticcio di carne.
Templar! Per favore, posso avere un cocktail? No, non puoi averlo. Dovresti già dormire a quest'ora, non stare qui a bere liquori come i grandi. Dopo quello che hai passato... Già. Guarda, che un collegio femminile inglese è una scuola che prepara questo genere di esperienze. Ah. L'unica cosa è che non porterò mai in vita mia delle collane. E non so se sarò capace di raccontare la mia avventura agli amici. Perché non cerchi di raccogliere le idee nella tua camera d'albergo? Se non fosse stato... Cosa? Non so come ringraziarvi per... Ci ringrazieresti molto andandotene a letto. Così sarai più graziosa quando arriverà tuo padre domani. Oh no, io voglio venire in giro con voi. Che vitalità hanno i giovani. Mi porti, Simon? Niente paura. Ci rivedremo quando verrai a riprenderti le mutande. Io, ecco... Every day I walk along the way we used to do, thinking how you'd say to me, my love, I'll never go. Now you've gone so far away and I'm alone again, thinking how it used to be and will it be again. Just my heart, listen, my heart. It's just my heart feeling blue. People tell me I'm a fool. I never should have tried to get your love, to win your heart, to want you by my side. But love wins all, or so they say. I guess it's time to cry. I lost the game, I lost the match, and now I'm wondering why. It's just my heart, listen, my heart. It's just my heart feeling blue. And then I feel you running close beside me like you used to do. A face, a smile, a breath of your perfume. Beside me, I can feel you. When will you come back to me? Just say the word and you can set me free. It's just my heart, listen, my heart. It's just my heart.